dissero prima che io sono contrario alle scienze comuni, e non di meno provai che non dico cosa che non sia di padri santi o di scolastici. Poi dissero che io non sono tomista, e io provai che essi non sanno San Tommaso o me, o né l'uno né l'altro. Poi dissero che non sono aristotelico, ed io provai con le nostre costituzioni e con San Tommaso e con tutti i padri che sia errore ereticale intronizzare alcun filosofo nella scuola cristiana, e che d'ognun si deve pigliare quel che dice di buono, e che Aristotele, per testimonio di San Tommaso, di Sant'Agostino e tutti i padri, non è l'ottimo dei filosofi. Se si dovesse intronizzare qualcuno, quello sarebbe Platone. Eppur io non contraddico ad Aristotele, se non dove è contraddetto dalla Sacra Scrittura e dai padri. È il mese di febbraio dell'anno 1600. Tommaso Campanella, accusato di eresia e di ribellione all'autorità di Filippo III, re di Spagna, è rinchiuso a Napoli in completo isolamento in un torrione del Maschio Angioino. Viene torturato, calato per giorni e giorni in una cella sotterranea, umida e buia, dove gli inquisitori sperano di estorcere una sua ammissione di colpa. Le accuse che gli vengono rivolte sono gravissime. Aver organizzato la ribellione della Calabria contro la maestà del re cattolico, aver tramato per trasformare il regno in una repubblica retta da leggi nuove da lui elaborate, richiedendo ed ottenendo l'aiuto di molti banditi e perfino dell'imperatore dei turchi. Tommaso però non confessa. Ammette di aver soltanto trattato dell'instaurazione di quella repubblica già delineata nell'Apocalisse di San Giovanni. I giudici lo ritengono colpevole del reato di lesa maestà, ma trattandosi di un frate accusato pure di eresia, lo rimettono all'ulteriore giudizio del Tribunale del Sant'Uffizio. Campanella si finge pazzo e per oltre un anno riesce a sostenere la tragica parte della follia, pur avvertendo in cuor suo che il vivere sporca chi per vivere finge. Molti testimoni lo accusano, contestandogli anche i comportamenti più strani. Negava l'esistenza di Dio e lo identificava con la natura. Affermava che i sacramenti non sono stati istituiti da Dio, ma inventati dagli uomini. Mangiava carne il venerdì, predicava che gli atti carnali non sono peccato, negava l'esistenza dei diavoli, dell'inferno e del paradiso, affermava che i miracoli non sono veri e che ad essi non si deve credere, che l'autorità del Papa era usurpata e tirannica. Alle contestazioni Campanella tace, o finge di non capire, o risponde senza alcuna coerenza. I giudici non riescono a provare che la sua pazzia è simulata e quindi non lo mandano a morte, infliggendogli invece la pena del carcere perpetuo. Oggi 8 gennaio 1603, nel processo di inquisizione fra Tommaso Campanella, si è decretato che il predetto, per la causa di eresia per cui si trova carcerato, sia e si debba condannare, come col presente decreto viene condannato, a vita nelle carceri formali dell'universale inquisizione del Sant'Uffizio, ove per la presente condanna sia da detenere senza speranza d'alcuna liberazione. Questa pena egli sconterà a Napoli, in Castel Sant'Elmo, Castel dell'Ovo e nuovamente nel Maschio Angioino fino al 1626. Dopo la condanna smetterà di fingersi pazzo, anche perché quelli che lo hanno incarcerato, ormai soddisfatti, non si daranno cura del suo rinsavimento. Ma chi è Tommaso Campanella? Il suo vero nome è Giovanni Domenico ed egli è nato a Stilo il 5 settembre del 1568. La sua famiglia è assai umile e il padre la mantiene riparando calzari. Appena tredicenne, entra come novizio nel convento domenicano di Placanica e nel 1583 diviene frate di quell'ordine e prende il nome di Tommaso, pronunziando i voti nel convento di San Giorgio Morgeto. Svolge studi di logica e fisica aristotelica nel convento di Nicastro e studi teologici in quello di Cosenza.
descritto in una cronaca calabrese del tempo quale uomo d'ingegno vivace, di alta statura, con la faccia pallida, il pelo negro e i denti radi, Tommaso è avvinto dai sogni, dalla curiosità, dall'eloquenza dei predicatori, dalla polemica, e non esita a contraddire i suoi stessi maestri. Legge di nascosto i libri di Erasmo, di Marsilio Ficino, di Bernardino Telesio, e si avvicina così alle idee di coloro che contestavano il pensiero aristotelico e lo scolasticismo conventuale e deploravano la corruzione della Chiesa. Rimane pure suggestionato dalle concezioni di Ermete, creatore della scienza dell'alchimia, e da alcuni trattati di magia e astrologia. Fra Tommaso è innamorato del sapere e della natura, perciò lo affascina la visione oggettiva ed empirica che Telesio ha del mondo, dove la natura, al di là di qualsiasi intervento metafisico, si manifesta per se stessa ai sensi dell'uomo, in quanto l'uomo è parte di essa. Egli crede in Dio, ma a differenza di quanto affermato dalla dottrina aristotelica, non lo considera motore immobile e guarda a lui come all'ente supremo, garante e non creatore, dell'ordine universale. Per queste sue idee, Campanella viene segregato, in meditazione coatta, nel convento domenicano di Altomonte, ma se ne allontana nel 1589 per raggiungere Napoli, dove frequenta l'Accademia dei Secreti e il suo fondatore, Giovan Battista della Porta, cultore di occultismo e di scienze divinatorie, che aveva già scritto l'opera Magia Naturalis. In questo periodo Campanella pubblica, senza licenza ecclesiastica, il suo primo lavoro, Philosophia Sensibus Demonstrata. La difesa del naturalismo telesiano è accorata. La conoscenza deve basarsi sull'osservazione della natura e non sui sofismi degli uomini. La Santa Chiesa, che è retta dallo Spirito Santo, niente ha mai stabilito in materia scientifica. Queste cose, infatti, non sono d'ordine di fede, ma della scienza fisica di cui non si occupa. Già Sant'Agostino aveva delineato la differenza tra la scienza e le verità rivelate nelle Sacre Scritture. I teologi del tempo, però, lo hanno dimenticato ed immediata è la reazione del Consiglio dei Padri dell'Ordine Domenicano. Campanella subisce, a 24 anni, la sua prima detenzione e il suo primo processo di eresia. Con la sentenza gli viene imposto di rientrare in Calabria, ove, discutendo, predicando e leggendo, dovrà attenersi alle dottrine di San Tommaso e riprovare le dottrine telesiane. Fra Tommaso non obbedisce, perché è convinto di aver raggiunto ormai delle certezze alle quali nessun tribunale può imporgli di rinunciare. Va a Roma, a Firenze, a Bologna e a Padova, dove Galileo insegna scienze matematiche. Ma l'Inquisizione lo controlla e comincia a sequestrare le sue carte. Egli auspica intanto la realizzazione di una monarchia universale, ad opera del Papa e della Spagna, l'unificazione del mondo conosciuto sotto un'unica legge civile e religiosa, la riforma del clero. Nel 1594 viene nuovamente arrestato per gravissimo sospetto di eresia. L'Inquisizione gli impone nel maggio del 1595 la pubblica abiura delle sue dottrine. Con cuor sincero e fede non finta, abiuro, maledico e detesto gli errori miei e teresie. Seguono i domicili coatti nei conventi romani di Santa Sabina sull'Aventino e di Santa Maria della Minerva, un nuovo giudizio disciplinare e l'ordine perentorio, impartitogli dai superiori, di fare rientro in Calabria e di dimorare a Stilo, nel convento di Santa Maria del Gesù. A
All'alba del 15 agosto 1598, fra Tommaso giunge nella città dove è nato. Lo hanno isolato qui, nell'illusione di tenerlo lontano dalle vicende del suo secolo. Ma nel suo cuore i travagli già sofferti non hanno spento l'ansia di portare al mondo un messaggio di verità e di rinnovamento. A Stilo egli scrive il De Auxilis sulla predestinazione secondo San Tommaso, l'opuscolo De Episcopo sulla giurisdizione dei vescovi e l'importante libro politico La monarchia di Spagna. Intorno a lui c'è la triste realtà del vicereame spagnolo, l'aspro conflitto tra vescovi e funzionari regi per l'autonomia giurisdizionale dei primi, la tirannia dei baroni, lo sfruttamento dei poveri, la miseria della terra di Calabria. Qui, agli arbitri e alle vessazioni dei feudatari, si affiancano anarchia e banditismo che insanguinano città e campagne in una spirale di violenza sempre più serrata, alla quale lo Stato reagisce con incredibile ferocia. Non sono trascorsi ancora 30 anni dalla terribile repressione delle comunità valdesi, colpevoli di aver aderito alla riforma di Lutero. Era stato quello un vero e proprio genocidio. Tra gli abitanti di Guardia, Montalto, Vaccarizzo e Sansosti, molti erano stati sgozzati e appesi lungo le strade. In 11 giorni si era compiuto lo sterminio di 2000 luterani. In questo contesto storico, crescente l'odio verso le autorità. Uomini oppressi dalla miseria pongono in essere alcuni infruttuosi tentativi di ribellione, spietatamente repressi. Diventa sempre più forte quel desiderio di un generale rivolgimento politico che agita le notti insonni di Tommaso Campanella. I movimenti degli astri e i segni zodiacali convincono fra Tommaso che l'anno 1600 sarà l'anno fatidico del mutamento. E il 2 febbraio del 1599, con l'animo oppresso da tanto degrado morale, politico e istituzionale, egli sale sul pulpito della collegiata di Stilo, affollata di nobili e popolani, e inizia il suo sermone festivo. In chiesa non si avverte neppure un brusio. Tutti ascoltano attoniti. Cittadini di Stilo, fratelli di Calabria, se oggi non intendete appieno quanto dico, lo capiranno un giorno i vostri figli quando potranno vivere da uomini liberi. Il compiersi del secolo è vicino, e vicine sono le meraviglie dell'anno 1600, quando il sole si avvicinerà al centro della terra. La storia del regno napoletano fu da sempre storia di rivoluzione ed ecco appressarsi l'anno del rivolgimento e delle mutazioni. I pianeti infatti agiscono sugli uomini così come l'anima è in rapporto con la luna. Il sole, centro dell'amore, attrae la terra, i cieli sono di fuoco. Preghiamo Dio nel sole, preghiamolo affinché aiuti con i suoi angeli il pontefice di Roma ad instaurare un nuovo ordine. Sarà quest'ordine a rinnovare anche la situazione nelle nostre campagne. Queste parole travalicano le mura della piccola città di Stilo, infondono speranza agli oppressi ed eccitano l'immaginazione popolare con l'idea che presto vi saranno prodigiosi sconvolgimenti e che essi riguarderanno anche l'ordine istituzionale, sociale e politico. Con la connivenza di alcuni frati e con la promessa di appoggio da parte non solo di banditi, ma anche di nobili e vescovi, Campanella incita la gente calabrese al mutamento, progettando di fare della provincia di Calabria una repubblica, la più mirabile del mondo, preparata dai monaci di San Domenico, a capo della quale dovrà porsi il pontefice romano. Al re spagnolo spetterà il compito di adunare gli altri regni e su tutti governerà il Papa, realizzando quel regno sacerdotale vagheggiato anche da Platone. Maurizio de Rinaldis, nobile di Guardavalle, ha pure preso contatto con i turchi per concordare lo sbarco di una loro flotta sulla spiaggia di Stilo. Tutto resta poco più di un sogno. Due delatori filospagnoli denunciano gli eventi all'uditore di Catanzaro e il viceré invia in Calabria Carlo Spinelli, principe di Cariati, con l'incarico di soffocare la rivolta e vigilare sulle mosse delle navi turche.
Campanella viene arrestato di notte a Roccella, insieme ad altri frati e laici, e coperto di catene, viene portato via tra il dileggio dei militari. Il vescovo Tommaso Sirleto ne informa il Sant'Uffizio. Campanella è la profezia, l'utopia, il rischio, il predicatore affascinante di un ordine nuovo. Il presule è il difensore scrupoloso dell'ordine costituito, inflessibile e intransigente nella difesa dell'ortodossia. L'auspicio di mutazione è considerato ribellione. La proclamata necessità di eliminare i dilaganti abusi degli ecclesiastici viene ritenuta eresia. A Catanzaro alcuni dei congiurati vengono messi a morte con i riti più crudeli, arrotati, attanagliati e uccisi con la garrota. I loro corpi, appesi in piazza per un piede, vengono poi squartati e decapitati, e le teste vengono esposte sopra la porta principale della città. Campanella e altri vengono imbarcati per Napoli. Dai pennoni delle navi spagnole penzolano i corpi di impiccati quali ammonimento per la popolazione. Seguono i processi, le torture, la finta pazzia, la sentenza inappellabile di carcerazione a vita, i 27 anni di reclusione. Proprio durante questi lunghissimi anni, Campanella, avvalendosi della complicità di amici e corrompendo alcuni carcerieri, riesce a ottenere libri e manoscritti, nonché l'occorrente per scrivere a sua volta un numero rilevante di opere, lettere, memorie e poesie, molte delle quali, comunque, vengono sequestrate o vanno disperse. Risalgono a questo periodo i 18 libri della metafisica, i 30 libri della teologia, il Quod Reminiscentur, l'Apologia di Galileo, l'Ateismus Triumphatus, la Città del Sole, scritta nel 1602 e pubblicata soltanto nel 1623. La Città del Sole è l'idea di una repubblica comunista e teocratica, una città ideale collocata nell'isola di Taprobana, Sumatra o forse Ceylon, che riproduce l'antico mito di Atlantide descritto da Platone nel Timoteo e nel Crizia. Essa sorge su un colle ed è inespugnabile poiché circondata da 7 gironi grandissimi di mura, che prendono il nome dai 7 pianeti, con 4 porte rivolte verso i 4 punti cardinali. Sulla sommità vi è un tempio perfettamente tondo e sull'altare, che pure è tondo e in croce spartito, al posto del crocefisso, vi è un mappamondo. Il governo è affidato a un sommo sacerdote che si chiama Sole, affiancato da 3 principi, potestà, sapienza, amore. Dei ministri gestiscono poi gli affari riguardanti la milizia, le scienze, il vitto e la procreazione. Gli abitanti di questa città si chiamano solari, vivono in perfetta comunione dei beni e delle donne e affidano alla comunità l'educazione dei figli. Si nutrono di erbe e di carni, alternativamente, secondo precise regole dietetiche. Vestono abiti bianchi di giorno e rossi di notte, mentre assolutamente vietato è il colore nero. Avversano Aristotele, che considerano pedante. Onorano il sole e le stelle come cose viventi. Dubitano dell'esistenza di luoghi destinati a premi e castighi dopo la morte e non credono in un castigo eterno. Credono nell'immortalità dell'anima e nella perenne infinita metempsicosi. Onorano Cristo e i 12 apostoli, ma anche Mosè, Osiride, Giove, Mercurio, Maometto, Cesare, Alessandro e Pirro. 24 sacerdoti scrutano il cielo come intermediari fra Dio e gli uomini e celebrano cerimonie magico-religiose e riti apotropaici. Le leggi, scolpite su tavole di rame, impongono una rigorosa condotta di vita che non ammette eccezioni. Non esistono carceri, ma solo un torrione dove vengono isolati i membri infetti della comunità. È questa l'utopistica descrizione di una società perfetta di giustizia e di eguaglianza, dove ognuno ha un suo ruolo, dove tutto è di tutti, dove l'individualismo scompare e non esistono ingordigie e ipocrisie, cancellate dalla solidarietà, dalla fratellanza e dall'amore. La politica si fonda sulla moralità e questa, a sua volta, si fonda sulla natura, concezione diametralmente opposta alla realtà dell'epoca storica in cui vive Campanella, intristita dalle epidemie, dalle guerre, dalla violenza, dalle angherie e dai soprusi dei potenti. Evidenti sono gli influssi derivati a Fra Tommaso dagli schemi di comunismo aristocratico della Repubblica di Platone e più ancora dall'utopia di Tommaso Moro, pubblicata nel 1518.
Il sogno di Campanella spazia oltre le tetre mura della prigione, ma terribile è il tormento del carcerato, che cerca giustizia e scrive ripetute lettere ai papi, a cardinali, a personaggi altissimi perché prestino ascolto alla verità. La sua anima si avvicina sempre più a Dio, al Dio misericordioso dei padri, piuttosto che all'ente primo della metafisica. Onnipotente e amorosissimo Signore, che plasmandomi di fango mi hai creato a somiglianza tua, carico di catene, languisco in questo ergastolo, senza speranza, camminai nel peccato e tu mi sprofondasti in un abisso di miserie. Al carcere s'aggiunge carcere, onde da 19 anni vivo in tetra spelonga con ragni, salamandre e scorpioni. Qui non giungono suoni d'organi e a me non è dato vedere la luce, godere il sole o mirare le stelle. Presi a esaminare il codice della natura, ricca delle tue scienze vive, a percorrere la storia dei popoli dall'inizio ad oggi, investigando nelle genealogie o le ascese e a scrutare il moto delle costellazioni, i movimenti della terra. Umiliata con estrema giustizia, ora la mente vive nel castigo di un ristretto orizzonte. Tutti i libri dei santi e dei filosofi mi sono stati sottratti perché il mio pensiero si rivolgesse soltanto a te. Dono della tua bontà, o Signore, questa umiliazione mi ha ricondotto ad occuparmi della scienza tua. Getta il mio peccato nell'abisso e riconducimi a libertà, perché tra gli uomini possa piacerti e servirti. Ma la libertà è ancora lontana. Soltanto nel maggio del 1626 Tommaso Campanella, ormai 58enne, e dopo aver sofferto le torture di 27 anni di galera, viene liberato dal viceré spagnolo, che accoglie un'appassionata petizione degli stessi domenicani calabresi. Gli è concesso di abitare a Roma, in libertà vigilata, nel palazzo del Sant'Uffizio. Ma il Sant'Uffizio riesamina accuratamente le sue opere e le vicende della sua vita, e riconfermatele le accuse di materialismo e di eresia, gli infligge altri 3 anni di carcere. Sarà il Papa Urbano VIII, della famiglia Barberini, a liberarlo definitivamente nel luglio 1628, riabilitandolo e mostrando anche interesse verso le arti magiche da lui coltivate. Campanella, però, si compromette ancora in difesa di Galileo e del principio della libertà di ricerca. Nel 1634, per il tradimento di tal Pompeo Mazza, capitano di taverna, viene scoperta un'altra congiura contro gli spagnoli, capeggiata da fra Tommaso Pignatelli, pure lui calabrese. Il viceré chiede l'estradizione del domenicano di Stilo, considerato l'ispiratore anche di questa progettata insurrezione, ma il Papa lo aiuta a raggiungere Parigi, facendolo fuggire nella carrozza dell'ambasciatore francese, travestito da fratello dell'ordine di San Francesco di Paola. In Francia, Luigi XIII gli mostra simpatia e il cardinale Richelieu lo protegge e gli concede qualche sussidio per alleviare la sua povertà. Fra Tommaso è finalmente libero. Riscrive in latino La città del sole, dedicandola a Richelieu. Coltiva ancora il sogno di unificare il mondo, ma adesso attribuisce il compito di mediatore al re di Francia. Scrive al Papa amico che è necessario riformare la Chiesa per rispondere alle accuse di Lutero che gli sembrano giuste. Gli chiede di abolire il latino dal rito liturgico. Non rinuncia frattanto all'astrologia e prevede che l'eclissi del 1 giugno 1639 gli sarà funesta. Tenta allora di allontanare il pericolo con esorcismi e magie, ma il 21 maggio, soltanto qualche giorno prima di quell'evento astronomico, muore nel convento domenicano di Hall-Saint-Honoré. Campanella ha predicato il ritorno alla natura. Ha alzato la sua voce contro i costumi dei papi che vendevano nomine e benefici. Eppure ha sempre subordinato gli imperatori, i re e i principi alla Chiesa. Sulla città del sole, Tommaso ha volato con le ali del sogno. Egli, certo, è stato anche visionario, ma il suo straordinario tentativo di far sollevare la Calabria non è l'utopia di un pazzo, e non mancherà di riflettersi sulla dottrina degli eguali del socialismo ottocentesco. Dopo anni ed anni di dominio incontrastato della fede, fra Tommaso è vissuto nell'epoca del dubbio.
le costellazioni non sono più fissate a un immobile cielo di cristallo per non cadere, ma ruotano con moto proprio nello spazio. E la Terra, con il Papa di Roma, anch'essa gira intorno al Sole. Gli uomini, da dominati, cominciano a divenire dominatori. Il libero arbitrio, la libertà della ragione, li rendono padroni di decidere. Io in bassa fortuna nacqui e sempre più calunniato e perseguitato da che scrissi contro Aristotele i 18 anni. Nella gioventù mia non ebbi maestri se non di grammatica e duri anni di logica e fisica da Aristotele, la quale subito rinnegai come sofistica e studiai solo tutte le scienze da per me e scrissi cose non volgari e camminai per tutte le sette antiche e moderne di filosofi, di medici, di matematici, di legislatori ed altri scienziati nelle arti parlatrici ed operatrici e conoscitrici e sacre e profane, d'ogni maniera. Anni e anni trascorsi in mani di nemici, stetti in carceri più volte e non posso numerare un mese di vera libertà, se non di relegazione. Ebbi tormenti inusitati e i più spaventosi del mondo nelle tribolazioni sempre più trovai. Imparai più dall'anatomia di una formica o di un'erba che non da tutti i libri che sono scritti dal principio di secoli fino a mo. Io venni a debellare tre mali estremi: tirannide, sofismi, ipocrisia.